tu che sei lì, ti utilizzo come messaggero. Fallo fare a loro, chiedi a loro di aprire il loro canale YouTube, il loro canale Instagram, di mostrarcela. Sai quanti sì, dillo a Lombardo, un sacco di subscribers avrebbero, li seguiremmo tutti. Esatto, esatto, ma il canale YouTube ce l'hanno, hanno trasmesso ad esempio la conferenza stampa di De Laurentiis, quella del 30 giugno, sono stati... È un martedì pazzesco. Amici bellini, piccola sorpresuccia serale di martedì, perché un martedì Cambo Glan, benvenuto, iscrivetevi al canale, lasciate molti like, si intravedono i DVB qua, c'è qualcosa che non va, molti like perché vi porto gli inviati da Di Maro, dai, e si parla di sono inviati tecnico-tattici, si parla di tattica perché gli spunti che ci sta dando Spalletti non ce lo fanno vedere, però ce lo dobbiamo far descrivere da cose, perché non solo il sottopunto, il 4-3, l'entusiasmo, andiamo a vedere e poi ci vediamo a fine video, dove vi ricordo una cosa, forza subito tutti i like, vai, adesso. Amici bellini, è un onore e un piacere avere qui con noi Pierpaolo Matrone di TuttoNapoli.net, ma anche il Roma giornalista che è a Di Maro e che quindi ci può dare un po' di notizie più dirette. Grazie Pierpaolo per aver accettato il nostro invito. Grazie a te per avermi invitato, sempre un piacere. Pierpaolo, allora, com'è la situazione a Di Maro? Abbiamo visto che insomma nei primissimi giorni non c'era tantissima gente, oggi è il giorno 5, stasera che postiamo questo video è il giorno 5, sono arrivate un pochino più di persone? Sono arrivate un po' di persone per il weekend, sicuramente durante questo weekend, sabato e domenica, c'è stato, non dico il pienone, ma quasi una Di Maro a livello degli anni scorsi, dei primi giorni degli anni scorsi, mentre con il lunedì chiaramente c'è sicuramente più gente che nel giorno 1 e 2, che è stato davvero un giorno in cui ci sono stati due giorni in cui davvero i tifosi erano pochissimi, davvero pochissime unità. Oggi sicuramente ci sono stati più tifosi, meno di ieri e l'altro ieri, però sicuramente il calore dei tifosi che sono accorsi qui a Di Maro si sta sentendo. Oggi ad esempio durante la seduta d'allenamento più e più volte sono stati acclamati i giocatori, uno su tutti Piotr Zielinski, che si è aggregato proprio oggi al gruppo, alla squadra, dopo il permesso ricevuto post europei per il battesimo del figlio. Esatto, poi abbiamo visto Osimhen, Mario Rui e Demme che hanno firmato un po' di autografi, quindi c'è stata un bel po' di accoglienza sotto quel punto di vista. Io credo che i giocatori abbiano bisogno di sentire i tifosi vicini in questo momento, no? Assolutamente sì, perché poi dopo come è terminata la scorsa stagione, l'entusiasmo era davvero sotto ai tacchi, l'umore era davvero sotto ai tacchi. In questi primi giorni infatti si è sentito molto, ma c'è un fattore che comunque sta aiutando la squadra da questo punto di vista, il fattore Spalletti, che l'allenatore azzurro Spalletti, oltre che il lavoro in campo, si sta concentrando anche sul lavoro extracampo. Ad esempio ti racconto che nei primi giorni di allenamento ha voluto che la squadra, quando entrasse in campo, e adesso è diventata un'abitudine, una tradizione per la squadra, si giri verso i tifosi ad applaudire e ringraziare. Poi l'ha anche spiegato in conferenza stampa il motivo, ha spiegato che è perché coloro i quali spendono le proprie ferie, i propri soldi per venire a portare la squadra qui in Trentino, qui a Di Maro, in Val di Sole, comunque meritano rispetto e meritano il ringraziamento dei tifosi, dei calciatori, che chiaramente hanno bisogno di quello che un tempo si chiamava il dodicesimo uomo. Adesso che riaprono gli stadi dalla prossima stagione, sicuramente nel Napoli il dodicesimo uomo è sempre stato fondamentale, il fattore San Paolo oggi Maradona è sempre stato fondamentale. Spero e credo che con Spalletti si possa tornare ai vecchi fasti di un tempo. Sicuramente, poi c'è anche un altro bel segnale, insomma, le parole di Petagna che sono andate finalmente a colmare una piccola lacuna che per i tifosi resterà comunque una ferita aperta probabilmente. Almeno ci sono state le scuse pubbliche, ci dispiace, come è dispiaciuto a voi, bastava pochissimo già per farci affrontare l'estate in maniera diversa, no? Esatto, le parole di Petagna sono davvero importanti da questo punto di vista. Io non ti nego che in tante trasmissioni che abbiamo fatto nell'ultimo mese, e soprattutto da quando siamo qui a Di Maro, le domande che più vengono poste a tutti noi è Napoli-Verona, spiegazioni su Napoli-Verona, cosa è successo durante Napoli-Verona, cosa è successo chiaramente. E hanno sbagliato una partita, Gattuso ha sbagliato tatticamente la partita, tant'è vero che anche all'andata il Napoli ha perso contro l'Hellas Verona, si è fatto mettere sotto, questo vuol dire che comunque non c'è nulla
nulla di losco, anche perché se dobbiamo pensare che ci sia qualcosa di losco è meglio non seguirlo più questo sport, è meglio non seguire più il Napoli. Invece è stato semplicemente una serie di errori da parte di tutti i calciatori, l'allenatore in primis. Adesso con queste parole di Petagna, diciamo, che forse possiamo mettere una pietra tombale su quello che è successo, anche perché poi si entra poi nel masochismo, fa ancora male, lo sappiamo benissimo, per tutti i tifosi fa ancora male, perché non ci permette di essere in Champions League il prossimo anno, però è chiaro che stare ancora a parlarne non fa il bene di nessuno. È bene adesso guardare avanti, guardare al futuro, e secondo me anche con un discreto ottimismo, perché non ti nego che le prime impressioni di Spalletti sono molto positive, sia in noi addetti ai lavori, sia anche nei tifosi. Alle volte facciamo le box in mezzo ai tifosi qui all'esterno del campo di Carciato, e devo dire che in tanti si stanno convincendo su questo allenatore. Chiaramente è troppo precoce dirlo adesso, considerando che sono passati appena 5 giorni dall'inizio del ritiro, ma questo allenatore pian piano entrerà nei cuori di questi tifosi, ne sono sicuro. Sicuramente è un auspicio che condivido. E quando mi parli, insomma, di quella partita maledetta, che insomma speriamo di mettere una croce sopra, ma credo che qualcuno, comunque, quello che si vogliono sentir dire non arriverebbe comunque, seppure ci fosse la cospirazione, non arriverebbe comunque la risposta: sì, ci siamo messi d'accordo perché non potevamo. Parliamo di gestione, perché è vero che Gattuso era stato messo sotto col Verona anche all'andata, ma credo che siamo arrivati anche con la benzina finita per quella partita, e qui è la mia speranza nella gestione futura di Spalletti. Abbiamo visto che Unas, per esempio, è stato provato nell'amichevole con la bassa Onani a sinistra, quindi una sorta di vice Insigne in quella zona, ed Elmas al posto di Zielinski. Questo per vedere anche se ci sarà la possibilità magari di non spremere troppo i giocatori in quella zona di campo. Tu che ne pensi? Sì, credo di sì, anche perché le parole di Spalletti in conferenza stampa sono state chiare. Abbiamo bisogno delle coppie in ogni ruolo, perché altrimenti si arriva, come dicevi tu, senza benzina al traguardo. Quindi è giusto che ci siano le coppie, è giusto che giocando poi chiaramente ogni 3 giorni, perché ricordiamo, il Napoli è qualificato in Europa League, sono 6 partite da qui a dicembre, oltre tutte quelle del campionato, e quindi è chiaro che ci sia bisogno di un po' di riposo per i titolari, che non possono essere spremuti. Unas a sinistra è stato provato, mi sento di dire che non è stato promosso neanche da Spalletti, perché essendo mancino, ha sempre giocato a destra, gli piace rientrare, non ha ancora i movimenti dell'esterno sinistro, fa fatica un po' ad entrare in questo nuovo ruolo. L'abbiamo visto durante poi gli allenamenti precedenti all'amichevole con la bassa Anaunia, provato anche come trequartista. Sì. Io credo che possa giocare lì come trequartista, anche se comunque lì gli slot sono abbastanza occupati, perché dicevi bene tu, c'è Zielinski, c'è Elmas che viene provato lì e sta facendo molto bene, è stato tra i più vivaci contro la bassa Onania. C'è anche Mertens, che è infortunato, non si vedrà qui a Di Maro, ma chiaramente è da tenere in considerazione per quel ruolo. E ti dico di più, oggi come trequartista è stato provato anche meglio, dire trequartista è difficile dirlo, perché Petagna non è un trequartista, per quanto è grosso è difficile dire trequartista, diciamo seconda punta, però è stato provato addirittura Petagna in coppia con Osimhen, ed è un ruolo che secondo me può fare, nel senso che chiaramente sempre nell'ottica della gestione della rosa, nell'ottica del riposo di tutti gli elementi dell'organico di Luciano Spalletti, è chiaro che anche Petagna possa entrare nelle rotazioni anche in quel ruolo. È un ruolo che secondo me può fare, può ricoprire grazie alla sua capacità di coprire il pallone, di difendere la palla, di sponda, la sua tecnica nello stretto, che comunque non è niente male. Certo, è un po' lento, però è chiaro che per il gioco che vuole Spalletti, ossia nel portare un cliente sempre diverso al marcatore, per dirlo con le sue parole in conferenza stampa, anche quella posizione può essere ricoperta da Petagna. Quindi diciamo che qualche calciatore deve arrivare, perché numericamente ancora non ci siamo, però secondo me l'attacco in questo momento
è il reparto più completo, anche perché poi tornando ad un As, ad esempio un As al momento bocciato a sinistra, poi magari ci entrerà in quel ruolo, non lo sappiamo, la Spalletti ci lavorerà sicuramente, però chiaramente quando magari devi far riposare qualcuno e vuoi inserire un As, puoi inserirlo a destra e poi spostare magari lo Zano dall'altro lato, ecco, che comunque sappiamo benissimo che col Messico e ancora prima col PSV l'ha sempre fatto. Ovviamente, e questo è bello perché ci fa capire che si stanno provando anche altre soluzioni, le famose partite bloccate, magari tu cambi qualcosa quando la squadra avversaria ti ha letto, e allora l'idea, perché lui ci dice in conferenza, Spalletti mi è piaciuto tanto in conferenza, perché si può prendere magari un ritmo diverso nel parlare, però alla fine a buon intenditor le parole arrivano, perché ci fa capire per esempio che il 4-2-3-1 può diventare 4-3-3 se sotto punta c'è un centrocampista che si può abbassare, e in questo caso, come ci dici, provando Petagna è una vera e propria variante tattica, perché hai due punte e quindi lo può fare Mertens, lo può fare con Osimhen, è bellissima questa cosa qua, perché ti dà la variante. Assolutamente, assolutamente sì, io ti dico che con quelle parole è entrato nei cuori di un pochino tutti noi giornalisti, anche perché poi è vero, è un po' teatrale, utilizza un po' delle pause abbastanza lunghe, ma non c'è niente di male. La cosa importante è che risponde a tutti, risponde con il sorriso, qualsiasi domanda viene presa per il verso giusto. Secondo me si sta comportando molto bene dal punto di vista comunicativo. Luciano Spalletti ha capito che deve farlo in questi primi giorni. Per quanto riguarda l'aspetto tattico, dicevi benissimo tu, perché avere più varianti, avere la possibilità di cambiare soluzioni anche a partita in corso o anche da una partita all'altra è importantissimo, perché appunto, come diceva anche Spalletti stesso, molte squadre faranno densità fuori alla propria area di rigore, non ti permetteranno di avere gli spazi, quindi saranno importanti i trequartisti e sarà importante crearli questi spazi. Ricordiamo che Spalletti, quando ha giocato contro il Napoli 2 anni fa sulla panchina dell'Inter, mise il pullman davanti alla difesa, quindi lui in primis è consapevole del fatto che tante squadre affronteranno così il Napoli, ossia con il baricentro basso, tutti davanti alla propria area di rigore, a difesa della propria area di rigore, e quindi anche per questo poi ad Osimhen chiede un ruolo diverso, nel senso che gli sta chiedendo, oltre che di sfruttare la sua velocità, oltre che di tagliare nel profondo, di andare in profondità, gli sta chiedendo anche di venire incontro, di legare il gioco, di venire a combinare con i compagni, perché poi gli esterni il Napoli ce li ha e sono forti, Insigne da un lato, Lozano e Politano dall'altro, ci metto anche un As, quindi non deve andare per forza lui a concludere l'azione, ma lui insieme al trequartista può anche creare spazio sia per gli esterni che poi anche per i centrocampisti, certo. Perché un'altra cosa importante e bella che sta facendo dal punto di vista tattico è il tenere le linee altissime, anche la linea dei centrocampisti, e appunto permettere l'inserimento anche dei due centrocampisti, dei due mediani, se così possiamo chiamarli. Adesso al momento i titolari tra virgolette sono Dem e Lobotka, ma chiaramente quando rientrerà Fabian probabilmente dovrà giocare lui lì, e non ti escludo che secondo me poi durante la stagione sarà provato anche Elmas in quella posizione, perché secondo me può farlo, e secondo me Spalletti ci ha già pensato, l'ha fatto intuire in conferenza stampa, e soprattutto mi è parso davvero convinto del fatto che questo ragazzo macedone sia davvero un talento, e che quindi una posizione, una collocazione all'interno del Napoli gliela troverà. Io di questo son certo, e sono sicuro che Spalletti ci scommetterà, che sicuramente è uno di quelli mentalizzati a fare quei chilometri in più che Spalletti chiede, e quindi proprio chiaramente l'ha detto che la mediana dovrà fare tutto quello che si può anche per aiutare i compagni. Spunti molto interessanti. Pierpaolo, io nel ringraziarti mi auguro insomma che potremo vederla, perché vedi quanti spunti interessanti, alla nostra community piace tanto l'argomento tattica, l'argomento tecnico, di guardare la prossima. Hai un'intuizione, una sensazione sulla prossima partita con la Pro Vercelli? Ce la faranno vedere o dovremo pendere dalle vostre labbra per farcela spiegare? Perché a me i gol non bastano. Purtroppo credo che dobbiate prendere ancora dai siti e dal nostro sito, insomma, neanche la radiocronaca ci è permessa, non ci è permesso praticamente nulla, né TV. Noi avevamo chiesto di fare magari una diretta soltanto parlata, no? tramite social network, senza far vedere chiaramente le immagini, ma soltanto a mo' di radiocronaca per l'appunto, ci è stato negato.
legato anche quello, chiaramente anche in quel campo, anche in quella, in questo frangente si potrebbe entrare nel campo dei diritti, quindi chiaramente siamo stati bloccati, ecco, vediamo, speriamo che siano venduti i diritti televisivi per questa amichevole, ma non ne sono convinto. Ma in tu questo che momento sei lì, credo. Ma tu che sei lì, ti utilizzo come messaggero, fallo fare a loro, chiedi a loro di aprire il loro canale YouTube, il loro canale Instagram, di mostrarci. Sai quanti sì, dillo a Lombardo, un sacco di subscribers avrebbero, li seguiremmo tutti. Esatto, ma il canale YouTube ce l'hanno, hanno trasmesso ad esempio la conferenza stampa di Laurentiis, quella del 30 giugno, ci sono state un sacco di visualizzazioni, tantissimi commenti, e quindi vabbè, nessuno più di te può insegnarmi, fa appunto anche interazione, come cresci. No? Da questo punto di vista, cresci dal punto di vista comunicativo, ma non, purtroppo non so che dirti davvero, non so che dirti. Esatto. Va benissimo, hai delle sensazioni finali proprio a chiusura sul mercato, perché il Napoli sappiamo che deve vendere per comprare, ma ci sono due slot che sono fondamentalmente vuoti, quello del terzino sinistro e quello del centrocampista. C'è una sensazione lì a Di Maro di qualcosa che si muove, oppure dobbiamo aspettare ancora? Credo che dobbiamo aspettare ancora, non si sta muovendo nulla, abbiamo visto De Laurentiis e Giuntoli in giro per Di Maro chiacchierare, ma non credo stessero parlando di mercato. Chiaro. Sicuramente il direttore sportivo si sta muovendo, però è un mercato un po' diesel, se così si può definire. Dobbiamo aspettare un po', io credo che prima del mese d'agosto non si vedrà nulla, non ci saranno sicuramente acquisti. Chiaramente ci è stato confermato in maniera informale anche dalla dirigenza azzurra, la priorità è il terzino sinistro, che chiaramente è il ruolo maggiormente scoperto, e poi chiaramente il centrocampista centrale. Quindi è vero che queste due cose sono le priorità, questi due acquisti sono le priorità, ma per il momento bisogna attendere, aspettiamo fiduciosi. Diciamo che il mercato è bloccato per tutti. Non voglio spezzare una lancia a favore del Napoli, perché è vero, perché è assolutamente importante muoversi presto, però in questo momento sono un pochino tutti bloccati, quindi aspettiamo fiduciosi il mese d'agosto, e poi ad agosto sicuramente questi due acquisti arriveranno. Grazie infinite, signori e signore, Pierpaolo Matrone per noi di Caffè Napoli 1926, grazie mille. Grazie a te, quando volete sono a vostra completa disposizione. Poi voglio dire, amate la tattica, io sono un amante della tattica, della tecnica, quindi quando volete. Io li scelgo, amico mio, quelli gli addetti ai lavori li scelgo, grazie ancora. Grazie a te, ciao, alla prossima. Ciao. Insomma, ragazzi miei, io ho fatto il possibile, abbiamo mandato il nostro emissario a questo punto, speriamo che la società ci ascolti in modo tale da vedere, perché le partite vanno viste per avere poi degli spunti tattici più interessanti, i gol lasciano il tempo che trovano, l'infortunio di Palmieri, scontro con Demme, però ci sono state tutta una serie di cose. Oggi il giorno 5 va a conclusione con le scuse di Petagna sulla partita Napoli-Verona, così siamo un pochino, almeno un pochino più contenti, ma non bastano, perché comunque non è possibile, va benissimo e tutto bene. Il mercato, ragazzi, dobbiamo aspettare, purtroppo mi sembra chiaro che dobbiamo aspettare ancora, non ci facciamo la testa, ci sono cose possibili e interessanti, anche positive, ci saranno cose che ci deve però andare tutto bene, altrimenti veramente poi dopo le sostituzioni, se siamo sicuri che quelli là, perché poi un asse non lo so, da New York, Valero Fluido è tutto, ci vediamo domani per ulteriori approfondimenti, perché ci perché sarà un martedì pazzesco fondamentalmente. Quindi dobbiamo arrivare ai 10.000 e arriviamoci, si deve cliccare sopra la cosa così, poi cliccate sulla campanella, poi vi iscrivete al canale Telegram, e poi dovete praticamente fare basta, sei cringe, quante cose, tutte le cose belline, io mi ricordo come mi chiamo.